Ragazzi, allora oggi finalmente terminiamo tutti i lavori sull'orto. Siamo arrivati lunghissimi con i tempi perché siamo ormai a metà giugno, che non è mai successo. Adesso che è arrivato il caldo e il bel tempo, possiamo quindi mettere l'impianto di irrigazione. Dico che è arrivato il bel tempo perché è da una settimana che non piove, non per altro. Quindi ora, prima che le piantine comincino a soffrire, andiamo a stendere i tubi. Irrigazione che sarà fatta con un impianto goccia a goccia. In questo modo riusciamo a risparmiare un sacco di tempo e anche riusciamo a contenere l'utilizzo di acqua. Come vedete, le piantine sono cresciute notevolmente dall'ultima volta perché è passato più di un mese. L'impianto di irrigazione l'abbiamo già sistemato, ma adesso vi faccio vedere nel dettaglio come abbiamo fatto. Allora, molto semplicemente ci siamo comprati tutti i tubi con già ovviamente i fori per l'uscita dell'acqua. Ci siamo comprati i raccordi e i rubinetti in modo da costruirci su misura il nostro impianto. E poi non abbiamo fatto altro che segnare tutte le giunture con dei colori diversi. In questo modo ogni anno possiamo riutilizzare gli stessi pezzi e posizionarli esattamente al loro posto. In questo modo, avendo già uno schema prestabilito, non sprechiamo tempo a costruire nuovamente l'impianto ogni volta e di conseguenza anche tutte le misure, essendo già corrette, evitiamo gli sprechi di tubo e di raccordi. Esattamente al centro dell'orto abbiamo posizionato il rubinetto principale. Dal rubinetto siamo usciti con un tubo di gomma al quale abbiamo applicato un raccordo a T, dal quale partono le due mandate principali, una a destra e una a sinistra. Su queste due mandate poi sono stati applicati tutti i rubinetti con delle mandate supplementari che vanno dentro le gombine. In questo modo possiamo decidere quali piantini irrigare e quali no. Da qui poi vedete tutti i vari colori, tre rosso, due rosso, uno rosso, poi passiamo al tre bianco e avanti. E in questo modo, come vi dicevo, una volta che abbiamo smontato tutto quanto, è facilissimo rimontarlo perché basta seguire i colori. Quindi ora che è tutto pronto, per metterlo in funzione basterà soltanto girare la leva di apertura dell'acqua e il gioco è fatto.
questa è la condizione dopo mezz'oretta di irrigazione. Il terreno è bello umido, quindi possiamo spegnere. Preferiamo darne poca ma spesso, quindi adesso chiudiamo. E con giornate torride come queste possiamo valutare di giorno in giorno se irrigare e quanto irrigare. Ovviamente l'irrigazione va fatta o al mattino presto o alla sera tardi, in modo che ci siano temperature più basse e di conseguenza ci sarà minor sbalzo termico tra l'ambiente e l'acqua che andremo a dare, altrimenti rischiamo di bruciare tutte le piantine. Ovviamente ragazzi, l'orto automatico non esiste, quindi attenzione quando vi promettono di fare orti che lavorano da soli, perché tipo ad esempio le erbacce non si tolgono da sole.